Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Anche a voi un caro saluto per questa sera nella gioia del Signore. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich in Jesus Christus begrüßen. E il mio saluto a voi è un saluto di cuore nell'amore del Signore Gesù Cristo. Und ich möchte mich auch bedanken, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Zeit heute Abend genommen haben. E voglio dirvi grazie per la vostra presenza, che vi siete presi del tempo sabato sera per un'occasione del genere. Und vielen Dank auch für die Einladung, die wir bekommen konnten hier in Ihrer schönen Gemeinde. E grazie per l'invito che abbiamo ricevuto per stare qui in mezzo a voi nella vostra assemblea. Wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit Gottes reichen Segen. E anche per la vostra opera qui sul posto. Noi vi auguriamo la ricca benedizione del nostro Signore Gesù. Es ist schon einiges gesagt worden zu unserem Missionswerk Mitternachtsruf. Il fratello Nino ha già accennato ad alcuni aspetti che riguardano l'opera nostra, la chiamata di mezzanotte. Es ist 1955 gegründet worden. L'opera è stata fondata nell'anno 1955. Durch den Vater von Jonathan Malgo. Il fondatore è il padre del fratello Jonathan Malgo. Er kann mal aufstehen. Prego, alzati. Macht er gerne. Ja, alzarti. Jonathan Malgo ist einer von 12 Kindern. E Jonathan è uno di 12 figli. Wim Malgo ist Holländer gewesen. Il fratello Malgo era cittadino olandese. Er ist in die Schweiz gekommen, hat dort eine theologische Ausbildung gemacht. È venuto in Svizzera per fare una formazione teologica. Und nach dieser theologischen Ausbildung hat er als Evangelist gearbeitet. E alla fine dei suoi studi lui ha svolto un servizio di evangelista. Und hat im Laufe der Zeit dann eine große Last bekommen für die biblische Prophetie. E negli anni in cui ha servito come evangelista, nel suo cuore è nato un peso sempre più maggiore per la profezia biblica. Er hat damals hautnah die Gründung des Staates Israels miterlebt. Lui era un testimone oculare e ha visto nascere la fondazione dello Stato di Israele nel 48. Und fortan hat auch Israel mit in seinem Verkündigungsdienst mit eingebunden. E così lui ha avuto sempre più un occhio di riguardo nella sua predicazione per ciò che riguardava Israele. Er hat dann eine Zeitschrift rausgegeben, Nachrichten aus Israel. E così è nata la prima rivista Notizie da Israele. Es wurden Israelreisen organisiert. Hanno organizzato dei viaggi in Israele. Und es wurde ein Hotel gebaut in Haifa auf dem Karmel. E sul Monte Carmel, sopra la città di Haifa, è stato realizzato un albergo. Hinzu kam dann eine große Literaturarbeit mit verschiedenen Druckereien. E è nato anche un lavoro di produzione di letteratura in più lingue, in più tipografie. Immer mit dem Schwerpunkt die Aktualität der biblischen Prophetie in Verbindung mit dem Evangelium zu verkündigen. E l'obiettivo principale era sempre quello di collegare l'attualità delle cose che stavano succedendo alla luce della profezia biblica. 1992 ist Wim Malgo verstorben. Nel 1992 il fratello Malgo è andato col Signore. Und seitdem versuchen wir in der gleichen Linie das Werk weiterzuführen. E da allora noi cerchiamo di portare avanti la stessa linea nell'opera. Und wir danken dem Herrn sehr, dass uns bis heute durchgetragen hat. E noi siamo molto grati al Signore che ci ha sostenuto fino ad oggi. So, und nun wollen wir zum Thema heute Abend kommen. E adesso vogliamo dedicarci però al tema di questa sera. Und erlauben Sie mir noch mal ganz kurz zu beten. E vorrei pregare ancora brevemente una seconda volta. Ja. Okay. Himmlischer Vater, wir beten in Jesus Christus. Padre Celeste, ci presentiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Bitte öffne uns doch die Augen. E ti chiediamo, aprici gli occhi. Dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Affinché vediamo le meraviglie della tua parola. Und lass uns erfahren das, was hier an der Wand geschrieben steht. E lasciaci sperimentare quello che è scritto qui sul muro alle nostre spalle.
belebe dein Werk unter uns. Signore, dai vita all'opera nostra. In Jesus Christus. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Ich möchte Sie heute Morgen, heute Abend hineinnehmen in eine Geschichte, die ganz am Anfang von dem Leben unseres Herrn Jesus Christus steht. Vorrei coinvolgervi in una storia che è proprio fa parte dell'inizio della vita del nostro Signore Gesù Cristo. Und der Herr Jesus ist ja der größte Prophet aller Zeiten. E ricordiamoci che il Signore Gesù è il più grande profeta di tutti i tempi. Und bereits der Anfang seines Lebens, er war noch nicht mal ganz geboren, steht ganz im Zeichen der biblischen Prophetie. E anche l'inizio della vita di Gesù, ancora prima della sua nascita, tutto ha una dimensione ma profonda, profonda della profezia. Ich möchte mit Ihnen reden über die Prophezeiungen des Zacharias. E vorrei con voi guardare insieme le profezie di Zaccaria. Zacharias war ja der Vater des Johannes, Johannes des Täufers. Zaccaria era il padre di Giovanni Battista. Und Johannes war ja der Vorläufer, der Wegbereiter der ersten Ankunft Jesu. E Zaccaria, scusate, Giovanni era colui che doveva preparare la via e l'arrivo al Signore Gesù. Wir sollen heute die Wegbereiter sein auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. E noi oggi dovremmo essere così, coloro che preparano il ritorno del Signore Gesù, la via per Lui. Wir wollen uns die Geschichte des Zacharias, also des Vaters Johannes, einmal ein wenig anschauen. E così, mentre guarderemo la storia di Zaccaria, il papà di Giovanni, in questa luce. Und ich denke, wir können für uns persönlich etwas daraus lernen. Credo che noi possiamo imparare tante cose per noi. Aber auch von der Aktualität biblischer Prophetie. Però vogliamo guardare questa storia anche alla luce dell'attualità della profezia biblica attuale. Zuerst wollen wir uns mal die Frage stellen, wer Zacharias überhaupt gewesen ist. Quindi iniziamo con la domanda: chi era quest'uomo Zaccaria? Zacharias war ja ein Priester aus dem Stamm Levi. Zaccaria era un sacerdote che aveva le sue origini nella tribù di Levi. Seine Geschichte steht im Lukas-Evangelium Kapitel 1. E troviamo descritto la sua vita nel Vangelo di Luca capitolo 1. Er kam aus dem Stamm Aaron. E lui proveniva esattamente dalla linea di Aronne. Und die Bibel sagt uns, dass seine Ehefrau Elisabeth ebenfalls aus diesem Priesterstamm Aaron kam. E la Bibbia ci dice che anche sua moglie Elisabetta era dalla linea sacerdotale di Aronne. Und dieser Priesterstamm hatte ja eine wunderbare Aufgabe in Israel. E questa tribù, questi discendenti di Aronne, i sacerdoti, avevano un compito meraviglioso in Israele. Sie verkündigten und erklärten das Gesetz Gottes, die Worte Gottes. Loro proclamavano e insegnavano la parola di Dio, la legge di Dio. Sie waren ein lebendiges Zeugnis des Handelns Gottes in Israel. Loro erano una testimonianza da toccare, viva, dell'opera di Dio in mezzo a Israele. Sie standen zwischen Gott und zwischen den Menschen. E la loro posizione era quella, una sorta di posizione intermediaria tra Dio e l'uomo. Und sie dienten, sie taten ihren Dienst direkt im Tempel. E loro svolgevano il loro ministero direttamente nel tempio. Und da denken wir gleich einmal und wir schlagen die Brücke zu Israel. E così possiamo subito associare Israele come nazione a questa situazione. Gott hat Israel berufen. Dio ha chiamato Israele, ha eletto Israele. Warum hat er sie berufen? E perché? Weil sie so schön sind. Perché le persone che vivono là sono così belle. Weil sie so intelligent sind. Sono così intelligente.
Nein, sie sollten das Priestervolk auf Erden sein. No, loro dovevano essere il popolo dei sacerdoti sulla terra. Durch dieses Volk wollte sich Gott zu erkennen geben. E attraverso questo suo popolo Dio desiderava farsi conoscere all'umanità. 2. Mose Kapitel 19 Vers 6. E Esodo 19 versetto 6. Ihr seid das Priestervolk für mich. Muss man nicht lesen. Voi siete il popolo dei sacerdoti per me, o mio. Und sie sollten uns ja den Herrn Jesus Christus bringen, den Erlöser. E loro dovevano servire per farci avere o portare il nostro Signore Gesù Cristo, il Salvatore. Durch ihn brachte Gott uns sein Wort. E attraverso lui Dio ci ha dato la sua parola. Durch Israel brachte Gott uns die Erlösung, indem das Jesus aus Israel gekommen ist. E attraverso questo popolo Dio ci ha portato la salvezza. Gesù proviene dai giudei. Also, was ich damit sagen möchte oder andeuten möchte heute Abend. E quindi quello che vorrei mettere in mezzo questa sera. Ich glaube, wir dürfen den Zacharias also ein kleines Bild nehmen für das jüdische Volk. E credo che possiamo prendere Zaccaria e lui come illustrazione piccola piccola per quello che Dio ha fatto attraverso il suo popolo Israele. Nun, was wird über diesen Zacharias gesagt? Allora, cosa ci dice la Bibbia riguardo a Zaccaria? Zuerst einmal wird über ihn gesagt, er war ein gerechter Mann. Viene detto che lui era un uomo giusto. Und das war das jüdische Volk in gewissem Sinne ja auch. Sie hatten ja das Gesetz, sie hatten ja die Opfer, sie hatten ja das Wort. E in fondo anche Israele era il popolo giusto. Loro avevano la legge, il tempio, i sacrifici. Era quel popolo giusto davanti a Dio. Und dieser Zacharias war also anscheinend ein wunderbarer Mann, der Gott liebte. E questo Zaccaria lo vediamo come un uomo che non era solo sacerdote, ma una persona meravigliosa che amava Dio. Und dieser Zacharias hatte eine Ehefrau und diese Ehefrau hieß Elisabeth. E Zaccaria aveva una moglie di nome Elisabetta. Und das ist so schön in der Bibel und das ist immer etwas was sich abhebt von allen anderen Religionen. E questa è una delle cose bellissime che mi piace così nella parola di Dio, nella Bibbia, che la distingue da qualsiasi altra religione, religioni. Gott nennt immer so gerne die Ehepaare. Dio menziona spesso coppie, marito e moglie. Adam und Eva. Adamo ed Eva. Maria und Josef. Maria e Giuseppe. Oder hier Zacharias und Elisabeth. O qui Zaccaria e Elisabetta. Aquila und Priscilla. Aquila e Priscilla. In der Bibel ist das ganz anders. So etwas finden Sie im Koran nicht. E voi non trovate niente di simile in altri testi cosiddetti sacri come per esempio il Corano. Oder in den buddhistischen Schriften. O nei scritti dei buddhisti. Aber in der Bibel ist das ganz anders. La Bibbia è completamente diversa. Naja, aber das nur nebenbei. Però questo è solo un particolare. Aber wir wissen, wenn Sie die Geschichte des Zacharias und der Elisabeth kennen. Però se voi siete a conoscenza della vita o della storia della vita di Zaccaria ed Elisabetta. Die Elisabeth hatte ein großes Problem. Che Elisabetta aveva un grosso problema. Und das war ein viel größeres Problem als heute. E il problema suo era un problema molto più sentito che non se una cosa del genere si verifica oggi. Sie konnte keine Kinder bekommen. Elisabetta non poteva avere figli. Das war eine, in der damaligen Kultur war das eine Tragödie. E nella cultura di allora questo fatto era una tragedia. Es gab ja auch noch keine Rentenversicherung oder ähnliches. È chiaro, era un tempo completamente diverso, non c'erano le assicurazioni, non c'erano certe assistenze. Und da hatte man dann keine Versorgung für das Alter. E senza figli veniva meno anche che tu avevi nella vecchiaia qualcuno che ti assisteva o che stava attento ai tuoi bisogni materiali. Und dann war er noch Priester und hatte keine Kinder, das war eine Tragödie. E lui era sacerdote, non aveva figli, questa era veramente una tragedia. Aber dieser Zacharias war ein guter Ehemann.
Però questo Zaccaria era un buon marito. Vielleicht hat er mal gelesen im Alten Testament, wie der Isaak über Jahre für seine Frau Rebekka gebetet hat und der Herr das Gebet erhörte und dann der Rebekka doch noch ein Baby geschenkt hat. E forse lui ha letto nell'Antico Testamento come Isacco ha pregato, implorato Dio per anni per sua moglie Rebecca perché potesse avere un figlio e come alla fine Dio ha esaudito questa preghiera. Und das hat der Zacharias jetzt auch gemacht. E così Zaccaria ha fatto altrettanto. Der Zacharias hat gebetet als Priester vor Gott. E ha pregato in qualità anche di sacerdote davanti a Dio. Oh, du allmächtiger Herr, du weißt doch, meine Frau ist unfruchtbar. Oh, schenk uns doch einen Sohn. Oh Signore onnipotente, tu sai che mia moglie non può concepire, che è sterile. Donaci un figlio. Das hat er über viele Jahre gemacht. E lui ha pregato così per anni ed anni. Denn inzwischen war er schon alt geworden. Perché lui è diventato anziano. Und sie hatten immer noch kein Kind. E ancora non avevano un figlio. Und auf einmal. Ma in un momento. Hat Gott das Gebet erhört. Dio esaudisce quella preghiera. Und er schickt sogar einen Engel. E per farlo addirittura incarica un angelo e lo manda. Di nome Gabriel. L'angelo Gabriele. Der vor Gott steht. Che sta lì alla presenza di Dio. Vielleicht hat Gott sich mit dem Engel Gabriel unterhalten. Forse Dio parlando con Gabriele. Du Gabriel, ich glaube, ich erhöre das Gebet von Zacharias. E ha detto a Gabriele: Gabriele, io voglio esaudire questa preghiera di Zaccaria. Gerade durch den Sohn seiner unfruchtbaren Frau werde ich was ganz Besonderes machen. E proprio attraverso questo figlio che gli voglio dare, di questa donna sterile, intendo compiere una cosa meravigliosa, speciale. Ihr Sohn wird der Vorbereiter des Weges für meinen Sohn. Il figlio di lei diventerà colui che preparerà la strada al mio figlio. Also Gabriel, bitte geh zu Zacharias und bring ihm die Botschaft, ich habe sein Gebet erhört, seine Frau soll schwanger werden und einen Sohn kriegen. Quindi, Angelo, vai da Gabriele, digli, ho sentito ed esaudito la tua preghiera, tua moglie resterà incinta e avrà un figlio. Und er soll diesen Sohn Johannes nennen. E Zaccaria dovrà dare il nome Giovanni a quel figlio. Und wahrscheinlich der Gabriel hat sich gefreut. Ah, bist das toll. Ich kann ihm diese wunderbare Botschaft bringen. E probabilmente Gabriele si è rallegrato. Oh, che bel compito. Posso portare questo messaggio meraviglioso a Zaccaria. Und Gabriel geht also zu Zacharias und sagt. E Gabriele va da Zaccaria e gli dice. Gott hat dein Gebet erhört. Luca 1:13, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Und jetzt? E adesso? Zaccaria, cosa fa? Voller Freude. Piena di gioia. Alleluia! E lode il Signore, alleluia! Gott hat mein Gebet erhört. Dio ha esaudito la mia preghiera. Meine Frau wird schwanger. Mia moglie sarà incinta. No. No. Vielleicht hat er Jahrzehnte gebetet. E guardate, forse ha pregato veramente per decenni. Im Glauben gebetet. Pregato nella fede. Und jetzt wurde seine Frau schwanger. E adesso sua moglie concepisce. Ein Engel kommt und bringt ihm die Botschaft. Un angelo viene, gli porta il messaggio. Und er glaubt es nicht. E non lo crede. Wie ist das mit uns? Come siamo combinati noi? Kennen wir das auch? Conosciamo questo comportamento? Wir beten, preghiamo und glauben doch nicht so richtig. Ma poi alla fine la nostra fede com'è? Wie soll das geschehen? Ma come può avverarsi una cosa del genere? Herr, mach, dass meine Frau schwanger wird. Dio, sì, fa che mia moglie può avere un figlio. Ich bitte dich darum. Ti chiedo, ti imploro per questo. Aber wie soll das geschehen? Però come lo vuoi fare? Ich bin ein alter Mann. Sono un uomo vecchio. Meine Frau ist eine alte Frau. Mia moglie è una donna anziana. Das ist doch unmöglich. Questo è impossibile. Der arme Engel Gabriel. Povero angelo Gabriele.
Der hat sich so gefreut, diese Botschaft zu bringen. Lui era così felice di portare questo messaggio bellissimo. Aber jetzt kommt die Konsequenz. Ma adesso viene la conseguenza. Wir lesen Vers 19 und folgend. Vediamo dal versetto 19 in poi. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. L'angelo le rispose: Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare. Bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Der Unglaube macht stumm. L'incredulità ci rende muti. Das Wunderbare ist, la cosa meravigliosa invece è, dass Gott sein Versprechen nicht wegnimmt. Che Dio con ciò non annulla la sua promessa. Okay, du hast mir nicht geglaubt, Zacharias. Okay, Zacharia, tu non hai creduto. Trotzdem wird deine Frau schwanger. Malgrado questo, tua moglie resterà incinta. Weil ich es versprochen habe. Perché io l'ho promesso. Aber du wirst stumm. Ma tu sarai muto. Aber nicht für immer. Ma non per sempre. Nur so lange. Ma solo fino a che. Bis sich mein prophetisches Wort erfüllt. Fino a che la mia parola profetica sarà esaudita. Bis Elisabeth den Sohn gebiert. Fino a che Elisabetta non partorirà il suo figlio. Bis sich meine Zeit erfüllt, die ich versprochen habe. Finché non si compie il tempo che io ho stabilito. Dann wirst du wieder reden können. Allora potrai di nuovo parlare. Also bitte überlegen Sie. Riflettiamo un attimino. Nur so lange stumm. Muto solo per un tempo determinato. Bis. Fino a che. Nicht immer. Non per sempre. Bis sich die Prophezeiung erfüllt. Ma fino a che la profezia si sarebbe adempiuta. Wie ist das mit uns? Come mit siamo mir. Combinati noi? Wenn ich Krisenzeiten in meinem Leben habe. Se penso a dei momenti difficili, ad le crisi nella mia vita. Ja, ich habe sie auch. Anche a me succede. Dann merke ich, dass man gar nicht mehr so viel zu sagen hat. Io mi rendo conto che sto diventando più zitto o meno da dire. Man verliert die Freude. La gioia sta scemando. Man verliert den Drang zum Bekenntnis. La spinta alla testimonianza diventa debole. Wie ist das in unseren Kirchen? E se guardiamo non solo la nostra vita personale, ma anche le nostre assemblee. Dort, wo man vielleicht nicht mehr alles glaubt, was die Schrift sagt. In delle chiese dove non si crede più a tutto ciò che la parola di Dio ci insegna. Vielleicht die Volkskirche. Forse le chiese più storiche. Ist kein Zeugnis mehr da. Non c'è più la testimonianza. Sie sind stumm. Sono diventate mute. Das ist nur noch Tradition. E ciò che è rimasto sono le tradizioni. Aber keine lebendige Botschaft mehr. E il messaggio però non è più quel messaggio di vita. Prüfen wir unser Verhältnis zu Gott. Quindi esaminiamoci il nostro rapporto con Dio. Aber das Eigentliche, was ich sagen möchte. Però ciò che vogliamo adesso sottolineare adesso. Das betrifft das jüdische Volk. E l'associazione che vorrei fare con il popolo di Israele. Sehen Sie, Israel sollte das Priestervolk auf Erden sein. Israele doveva essere quel popolo di sacerdoti sulla terra.
Israel hat die Verheißung des zukünftigen messianischen Reiches. Israele aveva la promessa del regno messianico futuro. Damals gab es in Israel immerhin doch viele Menschen, die dafür beteten, der Messias soll kommen, der Messias soll kommen, er soll uns erlösen. E allora ai tempi di Gesù tanti giudei pregavano: il Messia, dove venga, vieni Messia, possa tu venire e salvarci. Und dann kam der Messias. E il Messia è venuto. Und wie kam er? E come è venuto? Wie bei Zacharias. Come da Zaccaria. Mit einer frohen Botschaft. Con una buona notizia, lieta notizia. Was ist die frohe Botschaft? E qual è la lieta notizia? Das Evangelio. Il Vangelo. Die Engel sagten es. E gli angeli lo hanno annunciato. Siehe, wir verkündigen euch große Freude. Noi vi annunciamo una grande gioia, una grande allegrezza. Die dem ganzen Volk widerfahren wird. Che accadrà a tutta la nazione. Jesus war da. Gesù è nato. Sein Evangelium war da. E il messaggio del Vangelo è arrivato. Und das jüdische Volk? E il popolo Israele, der größte Teil, buona parte, la maggior parte del popolo, glaubten nicht. Non hanno creduto. Zacharias hat gesagt, Zaccaria ha detto, wie soll das geschehen? Ma come può accadere una cosa del genere? Was hat das Volk dem Herrn Jesus gesagt? E che cosa ha detto allora il popolo di Israele a Gesù? Wie sollen wir glauben, dass du der Messias bist? Come possiamo fare noi e credere che tu sei il Messia? Was für ein Zeichen tust du? Quali segni ci fai per convincerci? Und er hatte doch schon so viele Zeichen mentre getan. Mentre Gesù aveva già compiuto tanti segni miracolosi. Und sie glaubten doch nicht. Eppure non credevano. Sie haben ihn verworfen. E lo hanno rifiutato. Sie haben das Wort Gottes verworfen. Hanno rifiutato la parola, le profezie di Dio. Sie haben geglaubt und doch nicht geglaubt. Hanno creduto eppure non hanno creduto. Der Hebräerbrief sagt, ihr Glaube verband sich nicht mit dem Wort Gottes. E la lettera agli ebrei dice che la loro fede non era basata, non era intrecciata nella parola di Dio. Und was war die Folge für Israel? E qual era la conseguenza per Israele? Sie wurden stumm. Non hanno più avuto niente da dire. Muti. Sie verloren die Zeugniskraft. Hanno perso questa forza della testimonianza. Jesus hat gesagt, e Gesù aveva detto, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. E voi da ora in poi non mi vedrete più. Bis. Finché. Ihr sprecht, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Er hat nicht gesagt, lui non ha detto, ihr werdet mich nie mehr sehen, che non mi vedrete mai più. Er hat gesagt, bis. Ma lui ha detto finché. Bis sich die Prophetie erfüllt. Finché la profezia si adempirà. Dann werdet ihr wieder sprechen können. E poi riparlerete da quel momento in poi. Wann wird sich für das jüdische Volk die letzten Prophezeiungen vollkommen erfüllen? E qual è il momento in cui per Israele le ultime profezie si adempiranno completamente? In der Offenbarung. Noi abbiamo descritto questo periodo nell'Apocalisse. Dann nach meiner Erkenntnis, wenn die Gemeinde weggenommen ist. E secondo quello che io mi pare di capire, allora quando la Chiesa sarà rapita, dann kommt die Apokalypse. Allora noi abbiamo quel periodo che l'Apocalisse descrive. Und in der Apokalypse erfüllt sich alles, was ich noch erfüllen muss über Israel. E nell'Apocalisse abbiamo descritto tutte queste cose che devono avverarsi riguardo ad Israele. Ich glaube, dass der Herr bald kommt. Io credo che il Signore viene presto. Amen. Weil das jüdische Volk ist wieder da. Perché il popolo di Israele, la nazione è stata rifondata. Warum? Perché?
Gott will seine letzten Prophezeiungen erfüllen. Dio vuole adempiere le sue ultime profezie. Darum haben wir das Chaos in der ganzen Welt. E perciò oggi osserviamo questo caos in tutto il mondo. Die Schatten der Apokalypse werden länger. Le ombre che l'Apocalisse getta in avanti diventano più si notano di più. Aber gehen wir zurück zu Zacharias. Però torniamo da Zaccaria. Zacharias ist stumm. Zaccaria è diventato muto. Kann nicht mehr reden. Non riesce più a dire una parola. Israel ist heute stumm. Israele oggi è muto. Das Zeugnis hat heute die Gemeinde Jesu übernommen. E al posto di Israele oggi è la Chiesa del Signore che testimonia. Bis wir weggenommen sind. Finché noi non siamo tolti via, dann wird es wieder Israel kriegen. E la testimonianza verrà ridata ad Israele. Denken Sie nur die 144.000 Versiegelten in der Offenbarung. Pensate solo a quel numero dei 144.000 persone sigillate nell'Apocalisse. Die zwei Zeugen und. O i due testimoni che sono descritti. Gut, der Zacharias ist stumm. Allora, Zaccaria è muto. Geht nach Hause. Torna a casa. Und seine Frau wird schwanger. E sua moglie rimane incinta. Dazu brauchte er keinen Glauben mehr. E qui a questo punto non c'era più bisogno di fede. Das hat er gesehen. Lui l'ha visto, la pancia che cresceva. Meine Frau ist schwanger. Mia moglie è incinta. Aber er musste seinen Glauben bezeugen. Però lui ha dovuto confessare la sua fede. Er kann erst dann wieder reden, wenn sich die Prophezeiung erfüllt und er wieder zum Glauben findet an das Wort. Lui potrà parlare solo al momento che la profezia si adempie e quando lui prenderà una posizione di fede esattamente così come l'angelo Gabriele gli ha chiesto di assumere. Woran können wir jetzt erkennen, dass Zacharias wieder zum Glauben an die biblische Prophetie findet? Che cosa ci permette di dire Zaccaria è tornato a credere alla profezia biblica? Indem er seinen Sohn so nennt, wie Gott es befohlen hat. E lo notiamo dal fatto che Zaccaria dà quel nome al suo figlio che Dio gli ha comandato di dare. Er nennt ihn nicht Petrus. Non lo chiama Pietro. Oder Pablo. O Paolo. Er nennt ihn Johannes. Lo chiama Giovanni. Weil Gott das so wollte. Perché Dio ha voluto così. Du sollst ihn Johannes heißen. Tu gli darai il nome Giovanni. Oh, das war gar nicht so einfach. Ma questa era una cosa difficile allora. Das widersprach nämlich der Tradition. Perché questo andava contro la tradizione di quel tempo. Als Johannes geboren wurde. E quando Giovanni è nato, nannten die Verwandten schon den Neugeborenen Zacharias. E tutti i parenti, tutti i familiari avevano già dato nome a questo figlio di Zaccaria, il loro nome che nella tradizione era giusto usare. Und die Elisabeth sagte, weil ihr Mann konnte ja nicht sprechen, die Elisabeth, nein, er soll Johannes heißen. E Elisabetta invece, che in qualche modo ha visto comunicare questa scelta, questo ordine da parte di attraverso Zaccaria, ha detto no, così si deve chiamare Giovanni. Und die Verwandten sagen, das geht doch nicht. E i parenti hanno detto no, non si può fare una cosa del genere. Keiner in der Familie heißt so. Nessuno nella famiglia si chiama Giovanni. Das ist nicht traditionell. E qui andiamo contro le usanze. Das ist nicht unsere Kultur. Non è la nostra cultura fare così. Das ist nicht unsere Sitte. E questo non è la nostra tradizione. Der muss einen Namen der Verwandtschaft tragen. Lui deve portare il nome che noi abbiamo già nella nostra famiglia. So wie es immer gewesen ist. Così come abbiamo sempre fatto. Nein. No. Johannes soll heißen. Deve chiamarsi Giovanni. Dann ruf den Vater. Allora, parlando con Elisabetta, hanno detto, allora vai a chiamare Zaccaria. Und dann kommt Zacharias. E Zaccaria arriva. Wie soll dein Sohn heißen? E gli fanno la domanda, come deve chiamarsi
il tuo figlio. Und man gab ihm eine Tafel. E gli hanno dato una cosa dove poteva scrivere il nome. Und dann schreibt auf dieser Tafel. E lui scrive Giovanni. Johannes soll heißen. Giovanni deve essere chiamato. Und in dem Moment. E in questo momento. Kann er wieder reden. Gli torna la voce. Gott durchbricht manchmal Traditionen. Dio a volte bypassa le tradizioni. Es gibt gute Traditionen. Ci sono tante tradizioni buone. Es gibt schlechte Traditionen. Ma ci sono anche tradizioni che sono un problema. Wo wir Traditionen haben, die gegen das Wort sind. E dove noi alziamo le tradizioni che sono contro la parola di Dio. Sind sie immer schlecht. Allora queste tradizioni sono buone. Die großen Kirchen zum Beispiel. Le grandi chiese istituzionalizzate, per esempio. Die Traditionen haben die Christenheit nur gebremst. Nie weitergebracht. Possiamo dire che le tradizioni che si sono create alla fine sono risultate dei freni per i cristiani, anziché dei fattori che li hanno fatto crescere. Auch im Judentum. La stessa cosa nel giudaismo. Die Traditionen des Talmud war ihnen wichtiger als das Wort Gottes. Ad un certo punto per i giudei ortodossi le tradizioni del Talmud sono diventate più importanti che non gli insegnamenti della parola di Dio. Jesus hat dagegen gekämpft. E Gesù ha dovuto lottare contro questo. Gott stellt sich nicht zu Traditionen. Dio non conferma le tradizioni, so schön sie sind, anche se fossero le più belle. Gott stellt sich immer nur zu seinem Wort. Ma Dio conferma sempre solo la sua parola. Aber jetzt wieder zurück zu Zacharias. Torniamo da Zaccaria. Zacharias findet also zurück zum Glauben des Wortes Gottes. Zaccaria torna ad assumere una posizione di fede nelle parole di Dio. Er durchbricht die Tradition, rompe la tradizione, und er kann wieder reden. E gli torna la voce. Dieser Tag wird für Israel auch kommen. E anche per Israele verrà quel giorno. Wenn der Überrest Israel sich bekehren wird in der Zeit der Offenbarung. E noi leggiamo nell'Apocalisse quando il residuo di Israele si convertirà. Wissen Sie, was ich glaube? Sapete che cosa credo io? Dass sie den Talmud wegschmeißen werden. Che butteranno all'aria il Talmud. Und sie werden zum Wort Gottes zurückkehren. E torneranno alla parola di Dio. Und dann wird eine Erweckung ausbrechen in und um Israel. E ci sarà un risveglio in Israele e nella zona vicina. Und die unmittelbare Folge davon, dass Zacharias seinen Sohn Johannes nennt, e il risultato immediato del fatto che Zaccaria dà il nome di Giovanni a suo figlio, steht in Vers 67. Lo troviamo in Luca 1 nel versetto 67. Und sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Zaccaria suo padre fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele. Er glaubt, lui crede, er empfängt den Heiligen Geist, riceve lo Spirito Santo. Und er kann wieder loben. E può di nuovo lodare, benedire il Signore. Ich habe nachgeschlagen, was das bedeutet, voll Geistes zu sein. Questo termine qui, fu pieno di Spirito Santo, mi ha incuriosito, ho controllato. Es bedeutet eigentlich, beherrscht zu sein vom Heiligen Geist. In fondo possiamo dire, significa essere controllato dallo Spirito Santo. Und immer wenn ein Mensch oder eine Gemeinde beherrscht wird von dem Heiligen Geist, e sempre quando una persona singola o anche una chiesa nel suo insieme è sotto il controllo dello Spirito Santo, wird sie loben. Loderà il Signore. Amen. Wird sie glauben. Crederà. Und wird sie das Wort Gottes der Prophetie, das Wort der Prophetie bekennen.
e confesserà le profezie contenute nella parola di Dio. Genau das tut nämlich Zacharias. Perché esattamente questo Zaccaria sta facendo adesso. Und das haben alle anderen Menschen getan, die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. E tutti gli altri, tutte le altre persone nella Bibbia che hanno fatto questa esperienza hanno iniziato a lodare il Signore. Elisabeth, als sie schwanger war, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und lobte Gott. Elisabetta, la moglie, mentre era incinta, è stata visitata, riempita dallo Spirito Santo, ha cominciato a lodare Dio. Maria wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und lobt den Herrn, seinen, ihren Heiland. Maria, riempita dallo Spirito Santo, si rivolge a Dio con una lode, come Dio, il suo Salvatore. Simeon wurde geführt, gedrängt durch den Heiligen Geist. Simeone fu condotto sotto la guida dello Spirito Santo di andare nel tempio. Nimmt das Baby Jesus auf den Arm. Prende il bebè Gesù in braccia. Und lobt den Herrn. E loda il Signore. Und gibt eine Prophezeiung. E pronuncia una profezia. Maria gab eine Prophezeiung. Maria ha pronunciato una profezia. Zacharias gab eine Prophezeiung. Zacharia pronuncia una profezia. Das ist genau das Prinzip der Lehre des Neuen Testamentes. Ed è esattamente questo il principio dell'insegnamento del Nuovo Testamento. Denn die Bibel sagt im Epheserbrief, Sie kennen das. Perché la Bibbia ci insegna nella lettera agli Efesini. Lobet den Herrn, nein, werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Siate ripieni dello Spirito Santo. Und lobt den Herrn mit Psalmen und so weiter. Lodate il Signore con salmi e parole di lode. Amen. Die Reihenfolge für Israel in der Zukunft wird genau diese sein. E anche per Israele nel futuro l'ordine delle cose verrà ristabilito e sarà quella. Jetzt sind sie noch stumm. Adesso sono ancora muti. Dann finden sie zurück zum Wort Gottes. Poi und sie glauben. Tornano e riscoprono la parola di Dio, credono. Dann werden sie den Heiligen Geist empfangen. Riceveranno lo Spirito Santo. Und dann werden sie das Zeugnis während der ganzen Zeit der Apokalypse hier auf dieser Erde. E poi avranno questa testimonianza durante il loro periodo, durante il periodo descritto nell'Apocalisse, mentre saranno ancora sulla terra. Und jetzt wollen wir uns einige wenige Prophezeiungen des Zacharias mal angucken. E vogliamo adesso guardare alcune delle profezie pronunciate da Zaccaria. Und wissen Sie, was wir feststellen werden? E vi posso già anticipare. Noi noteremo, dass sich der größte Teil seiner Prophezeiungen damals noch gar nicht erfüllt hat. Che la maggior parte delle sue profezie dette allora non si sono ancora adempiute. Dementsprechend müssen sie sich noch in einer späteren Zeit erfüllen. Quindi ci deve ancora venire un periodo in cui queste profezie si devono avverare. Und wir werden weiter feststellen, e inoltre noteremo, dass seine Prophezeiungen, che le sue profezie, alle in der Offenbarung vorkommen. E li ritroviamo tutte nell'Apocalisse. Wollen wir das mal nach und nach ein wenig anschauen? Passiamo un po' per queste profezie. Einmal sagt er in Vers 69, und du hast uns aufgerichtet ein Horn des Heils oder Macht, ja, in dem Hause deines Knechtes David. In Luca 1, versetto 69, lui dice, dopo quello che ha fatto, ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide, suo servo. Dieser potente salvatore, das ist der Messias. Qui parla del Messia. Die erste Person in der Bibel, la prima persona nella Bibbia, die den Messias bei Namen nennt, che dà un nome al Messia, ist, è, wie kann es auch anders sein, come potrebbe essere diversamente, eine Frau, una donna. Immer große Schlüsselverheißungen gab Gott durch Frauen. È curioso, ma grandi profezie che hanno un valore chiave, Dio li ha affidato a delle donne.
Hanna. Anna. 1 Samuel capitolo 2 vers 10. E primo Samuele capitolo 2 versetto 10. Sie hatte auch kein Kind bekommen. Anche lei è rimasta sterile. Bekommt sie Samuel? Ha il dono di un figlio, dann, Samuele. Dann lobt sie Gott, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Pieno di Spirito Santo, inizia a lodare il Signore. Und sie sagt, e lei dice, Kapitel 2, Vers 10, primo Samuele 2, versetto 10, gli avversari del Signore saranno frantumati, egli tornerà contro di essi dal cielo. E il Signore giudicherà l'estremità della terra, darà forza al suo re, innalzerà la potenza del suo unto. Ja. Die Hanna spricht von derselben Macht, wovon auch Zacharias gesprochen hat. Anna parla dello stesso fatto che ci sarà una potenza dell'unto in modo analogo come l'ha fatto Zaccaria in Luca 1. Und sie ist die erste, die den Herrn Messias nennt, gesalbter Messias, Christus. E lei è la prima persona nella Bibbia che chiama il Messia con il suo nome, cioè l'unto, il Cristo. Wenn der Herr wiederkommt, quando il Signore Gesù tornerà, dann wird seine machtvolle Herrschaft antreten. Allora stabilirà e inizierà questo regno di potenza. Und dann wird als der sichtbare Gesalbte auch für Israel erscheinen. E allora apparirà visibilmente come l'unto anche per Israele. Offenbarung Kapitel 11 Vers 15. E in Apocalisse capitolo 11, il versetto 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. No, Vers 15. Ja, bitte. Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Christo ist der Gesalbte. Cristo è l'unto. Und die Hanna hat damals gesagt, dieser Gesalbte, dieser Messias kommt aus dem Hause David. E Anna diceva che questo uomo potente, questo unto, verrà dalla casa di Davide. Und wird die vier Enden der ganzen Welt richten. E lui sarà quello che giudicherà i quattro canti della terra. Und davon spricht auch Zacharias. E di questo parla Zaccaria. Und jetzt kommen wir in die Offenbarung hinein. E adesso noi passiamo direttamente all'Apocalisse. Und wir sehen, wie dieser Gesalbte, dieser Messias auftritt. E noi vediamo come questo unto, il Messia, si presenterà. Und in Offenbarung, auf der letzten Seite der Bibel, in Offenbarung 22, 16. E sull'ultima pagina della parola di Dio, in Apocalisse 22, versetto 16, sagt der Herr Jesus über sich selber. Il Signore Gesù dice, riguarda se stesso, ich bin der Spross Davids. Io sono la radice e la discendenza di Davide. Siehe, ich komme bald. Ecco, io vengo presto. Wissen Sie, wie Jesus zurückkommen wird? Sapete come Gesù tornerà? Nicht als Italiener. Non come italiano. Nicht als Deutscher. Né come tedesco. Als Jude. Ma come giudeo. Jesus war Gott. Gesù era Dio. Ist Gott. E Dio. Dann kam auf die Erde und wurde Mensch. Poi è venuto sulla terra a visitarci diventando uomo. Das war vorher nicht. Prima non era uomo. Als Mensch war Jude. Come uomo era un giudeo. Aus dem Hause David. Dalla casa di Davide. Dann ist gestorben. Poi è deceduto. Dann ist auferstanden. È risorto. Als Jude. Essendo ancora giudeo. Schau, hat gesagt, dem Thomas. Ha detto a Tommaso,
guarda i segni, le mani, il costato. Er hatte immer noch seinen Leib, verherrlicht, aber immer noch sein Leib. Aveva ancora un corpo, un fisico, già glorificato, ma lo aveva ancora. Dann ging er in den Himmel zurück. Ed è tornato al Padre in cielo. Jetzt ist Jesus immer noch Gott. Gesù è ancora Dio. Aber er ist immer noch Mensch. Ma ha conservato questa dimensione umana. Der erste Mensch im Vaterhaus. E la Bibbia ci parla del primo uomo nella casa del Padre. Ist ein Jude. E il primo è un giudeo. Und als Jude wird er zurückkommen. E lui tornerà come giudeo. Als die Wurzel Davids. Come la radice o il discendente di Davide. Und darum sagt der Apostel Paulus dem Timotheus. Perciò l'Apostolo Paolo dice a Timoteo: Halte im Gedächtnis Jesus Christus aus der Wurzel Davids. E tu Timoteo, ricordati, mantieni nella tua mente Gesù Cristo proveniente dalla casa di Davide. Warum sagt Paulus nicht? Hätte doch gereicht. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Perché l'Apostolo Paolo non si ferma e dice a Timoteo: ricordati, continua a ricordarti di Gesù Cristo. Er war doch der Apostel der Heiden. Perché l'Apostolo Paolo era l'Apostolo per i gentili, per i pagani. Aber er lässt den Heiden sagen: Vergesst es nie, dass Jesus Jude ist. Ma lui annuncia ai pagani: non dimenticate mai che Gesù è un giudeo. Freue mich so, dass ich hier eine Gemeinde vor Augen habe. Io sono così felice di essere qui in mezzo a voi come assemblea. Die Israel liebt. Che ama Israele. Oh, wir sind nüchtern genug, wir sind nüchtern genug. Certamente noi siamo sobri. Israel ist auch ein sündiges Volk. Anche Israele è un popolo peccatore. Grazie. Auch sie brauchen Jesus zur Erlösung. Anche loro hanno bisogno di Gesù come Salvatore. Aber wir lieben Israel nicht um Israels willen, wir lieben Israel um des Messias willen, um seines Wortes willen. Noi non amiamo Israele, e noi amiamo Israele, ma non come fine a se stesso, ma noi amiamo Israele per il fatto del Messia e della parola di Dio che Dio ha dato a loro. Wissen Sie, was der Zacharias noch über diesen kommenden Herrn sagt? Notiamo quello che Zaccaria ha detto ancora riguardo alla venuta di quest'uomo potente. Vers 70. Nel versetto 70. Wie er verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her. Così come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti. Also der Zacharia sagt. Quindi Zaccaria dice: Gott wird alles erfüllen. Dio farà tutto quello che lui ha annunciato. Was er durch die Propheten über diesen gekommenen gesalbten Messias verheißen hat. E tutto ciò che ha detto riguardo a questo unto che deve venire attraverso i suoi profeti lo farà. Und was sich bei seiner ersten Ankunft nicht erfüllt hat, das wird sich bei der Wiederkunft erfüllen. E ciò che non si è adempiuta in occasione della prima venuta di Gesù si adempirà in occasione della seconda venuta di Gesù. Aber es wird sich alles erfüllen. Ma si adempirà ogni cosa. Wie er es seinen Propheten verkündigt hat. E così come aveva promesso per bocca dei suoi profeti. Und jetzt? E adesso? Offenbarung Kapitel 10 Vers 7. E leggiamo in Apocalisse capitolo 10 versetto 7. Ich sagte ja, alle Prophezeiungen des Zacharias finden sie in der Offenbarung wieder. Io ho detto che tutte le profezie di Zaccaria le ritroviamo nell'Apocalisse. Kapitel 10 Vers 7, sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten den Propheten als Heilsbotschaft verkündigt hat. Allora, Apocalisse 10, versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Genau dasselbe,
was Zacharias schon vorangekündigt hat. Esattamente la conferma di ciò che Zaccaria aveva anticipato. Gott erfüllt alles. Dio adempie ogni cosa. Und den letzten Rest in der Apokalypse. E la parte finale restante lo farà nel periodo che è descritto nell'Apocalisse. Und darum finden Sie in der Apokalypse kaum noch die Gemeinde. Ed è per questo motivo che quasi impossibile o difficile trovare la Chiesa nel periodo dell'Apocalisse. Das meiste dreht sich um Israel und um die Nationen. Perché ciò che è descritto sono gli avvenimenti che riguardano l'opera di Dio in Israele e nelle nazioni che saranno vicine ad Israele. Möchte zum Schluss kommen. Però vogliamo fermarci. Aber etwas Wunderbares sagt Zacharias auch noch. Das hat sich damals nicht erfüllt. Ma c'è un'altra affermazione meravigliosa fatta da Zaccaria che ancora non si era adempiuta. Vers 71 bis 75. Ed è il versetto 71 a 75. Tu das bitte? Allora, Luca 1, 71 a 75. Uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Zacharia sagt hier drei Dinge. Zacharia afferma tre cose qui. Erstens, prima, Gott wird uns retten von unseren Feinden und von allen, die uns hassen. Dio ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Zweitens, secondo, Gott erfüllt seinen heiligen Bund. Dio adempie, si ricorda ed adempie il suo santo patto. Und drittens, e terzo, wir werden ihm dienen ohne Furcht alle Tage unseres Lebens. Lo serviremo senza paura tutti i giorni della nostra vita. Das hat sich bei der ersten Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht erfüllt. Queste cose non si sono adempiute con la prima venuta del nostro Signore Gesù Cristo. Oder wurde Israel etwa damals errettet vor ihren Feinden? Vor seinen Feinden? O sarebbe, si sarebbe verificato il fatto che Gesù, che Israele è stato salvato dalle nazioni nemiche? No. No. Die Römer haben alles kaputt gemacht. Anzi, i Romani hanno distrutto Israele, tutto. Aber in der Zukunft, ma nel futuro, wird Gott Israel von seinen Feinden retten. Dio salverà Israele dai suoi nemici. Und wird seinen heiligen Bund erfüllen. E lui adempirà il suo santo patto anche con Israele. In der Offenbarung Kapitel 11 steht geschrieben, in Apocalisse 11 leggiamo, wie Johannes sagt, ich sah den Himmel geöffnet. Come Giovanni dice, io ho visto il cielo aperto. Und ich sah die Bundeslade. E vedevo l'arca del patto. Warum? Perché? Warum zeigt Gott ihm die Bundeslade? Perché Dio fa vedere a Giovanni l'arca del patto? Weil Gott ihm zeigen will. Perché Dio gli vuole far vedere. Hör mal, Johannes, jetzt ist die Zeit gekommen, in der ich alles noch Ausstehende erfüllen werde. Ich werde meinen Bund vollkommen mit Israel erfüllen. E vuole dire a Giovanni, guarda, questo sarà il momento in cui adempirò appieno il mio patto con Israele. Ogni dettaglio sarà portato a compimento. Und das letzte, was der Zacharia sagt. E l'ultima cosa che abbiamo letto qui di Zaccaria. Wir werden ihm dienen ohne Furcht unser Leben lang. Lo serviamo senza paura tutti i giorni della nostra vita. Das hat sich damals auch nicht erfüllt. Anche questa profezia non è andata a buon fine. Allora, die Israeliten hatten Angst. Gli israeliti continuavano a vivere nella paura. Die Apostel wurden verfolgt. Gli apostoli sono stati perseguitati. Aber wenn der Herr Jesus wiederkommt.
Ma quando il Signore Gesù torna, werden die Feinde besiegt, i nemici saranno sconfitti, der Bund erfüllt, il patto si adempirà, alles was die Propheten gesagt haben, tutto ciò che i profeti avevano annunciato, und Israel wird endlich das Priestervolk auf Erden. E finalmente Israele sarà quel regno di sacerdoti sulla terra. 2. Mose 19:6. Esodo 19 versetto 6. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. E sarete fra tutti i popoli e mi sarete fra tutti i popoli un regno di sacerdoti, una nazione santa. Israel ist wieder da. Israele è tornato come nazione ad esistere. Waren Sie schon mal in Israel? Qualcuno di voi è già stato in Israele? Wenig. Alcuni sì. Pochi, ha detto lui. Dieses Volk ist nur aus einem Grund wieder da. Questo popolo è stato rifondato per uno solo scopo. Damit Jesus zurückkommen kann. Perché Gesù possa tornare. Damals war Israel in der babylonischen Gefangenschaft. E allora Israele era nell'esilio, nella cattività in Babilonia. 70 Jahre. 70 anni. Dann kamen sie zurück. Poi sono tornati. Warum? Perché? Damit Jesus das erste Mal kommen konnte. Perché Gesù potesse arrivare per la prima volta. Dann 70 nach Christus wurden sie in die ganze Welt zerstreut. 70 anni dopo Cristo Israele è stato distrutto, disperso nel mondo. Ab dem 19. Jahrhundert kamen sie zurück. Disperso nel mondo. Nel 19. secolo hanno cominciato a tornare. Warum? Perché? Damit Jesus das zweite Mal kommt. Perché Gesù può venire la seconda volta. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Io auguro di cuore a tutti voi la benedizione del Signore. Für ihre Arbeit in der Gemeinde. Per la vostra opera nella chiesa. Auch für die Reisen des Pastors. Anche per i tanti impegni e viaggi del vostro pastore. Für den wertvollen Dienst, den er auch außerhalb der Gemeinde tut. Per questo ministero anche prezioso che lui svolge al di fuori della chiesa locale. Unterstützen Sie ihn. Incoraggiatelo. Vielen Dank. Amen. Grazie tante. Amen.